amici di Mediagol TV, eccoci a un'altra puntata. Come sempre, quando finisco di parlare con i miei ospiti, saluto e ringrazio, do l'appuntamento a una puntata sportiva, culturale, spettacolare. Questa volta entriamo nel mondo dello spettacolo, ma nel mondo dell'arte, in particolare nel mondo della musica. Un termine, humanoide, che collega entrambi gli ospiti che sono qua nei nostri studi, Riccardo Tavarelli e Bruno Cardamone. Ciao Riccardo. Ciao amici di Gol TV, tutto bene? Tutto bene. Okay. E ciao Bruno. Tutto bene, ciao, grazie a tutti voi. Due personaggi straordinari, sia Riccardo Tavarelli che Bruno Cardamone. Quando dico humanoide, cosa voglio dire, Riccardo? Humanize, unione, diciamo, via, no? Ma lui lo sa più perché l'ha fondato lui il gruppo. Cos'è Humanize, Bruno? Un gruppo di poveri pazzi, no? No, Humanize è un progetto dance musicale nato negli anni 90, esattamente fino al 93. Ha avuto la fortuna di primi due singoli, soprattutto il primo, con Do You Know My Name, di essere andato in classifica altissima in tantissimi paesi del mondo. Ha venduto tanto, ci ha fatto conoscere un po' da tutte le parti. Poi negli anni ci sono stati dei cambiamenti nel gruppo, un po' di qualcuno sono state, come normalmente succede nella dance, ci sono persone che prendono altre vie, insomma, diciamo che il gruppo è nato da me e negli anni è cambiato, ha sempre avuto dei grandi, medi, piccoli, discreti successi. Abbiamo fatto remix importanti da Anita Ward con Rima Bell a Larry Lurex H. Freddie Mercury con un brano vecchissimo di Freddie Mercury, con JT Company, insomma abbiamo avuto. Poi siamo ritornati con dei progetti invece proprio del gruppo. Wisin è uscito l'anno scorso, ha avuto un buon successo per il ritorno. Ne avevamo fatto uno prima ancora con la cantante di Da Blizz, con Vivian B, che ha avuto un discreto successo. Stiamo ritornando adesso per l'estate, uscirà un nuovo singolo del quale per adesso non dico niente, ma credo che ne sentiremo parlare davvero 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 tanto, da come mi dicono quelli che contano. Se ne intendo, quelli che contano è che soprattutto che si intendono di questo tipo di musica. Riccardo Tavarelli, è forse complicato da parte mia, non essendo, essendo un fruitore, un gustatore di musica, di canzoni, ma è un po' complicato per me entrare nel novero del tipo di musica che fa Riccardo Tavarelli, vero? Vogliamo spiegare ai nostri spettatori che tipo di musica è quella di tua produzione, di tua invenzione? È mia invenzione, diciamo che fa tutto il computer, io ci metto solo l'invenzione, le idee. Diciamo che io faccio più trance music. Faccio anche l'EDM, che sarebbe Electronic Dance Music, che adesso dicono che sta per morire, purtroppo è un mercato musicale che sta scendendo, vero Bruno? Così dico. Direi sì, sarebbe anche ora, io non la sopporto. Sì, è quella ronzante che si sente, zoom, 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 che poi... Scusate. È usata più per quelli che fanno ultra festival, non so, varie... posso dire manifestazioni musicali del mondo, come non so, adesso non me ne viene una. Ecco, però il genere a cui si affida nel suo percorso musicale da professionista Riccardo Tavarelli, vogliamo inquadrarlo per i nostri spettatori? Beh sì, non per vantarmi, però Juno da un anno mi ha fatto pro, giusto Bruno? Il re della trance, perché è stato in assoluto il produttore nel mondo che ha venduto più singoli nel 2015 su Juno Download, diciamolo, è vero, lo diciamo assolutamente, lo confermiamo. Riccardo, sì sì, anch'io mi ero stupito quando me l'hanno detto, ma è uno scherzo, cioè dammi una sbella, perché verrà essere su Juno Download etichettato come miglior produttore mondiale. Poi diciamo che per me è stata... Come ti sei formato musicalmente? Anche se hai qua questo patron qua, questo pazzo simpaticissimo. Diciamo che è tutta colpa sua. Colpa e merito anche. No, certamente merito, perché devi sapere che lui ha un intuito per conoscere persone che piace la musica, perché lui, diciamo che lui ha diciamo che, dico troppi diciamo, ha fatto diventare Salmo
un famoso personaggio che adesso, grazie a lui, perché prima nessuno non sapeva chi era Salmo. Salmo chi è? È un grande rapper italiano che, diciamo, che quanti views fa su YouTube? Sì, qualche milione. Non vorrei, no, preferirei non parlare proprio di Salmo, perché c'è un problema. Io ho prodotto il primo album di Salmo, da Island Cry Massacre, che è stato l'album dell'anno 2011-2012. Insomma, su YouTube c'è... quanti contatti? Come? YouTube quanti contatti? Milioni. Bah, parliamo di circa 25 milioni di views. Sì, e io quando li farò mai una cosa così? Mai. Vabbè, tu però hai avuto già nel 2015 un certo successo con una tua produzione. Sì, infatti con Adagio for String, infatti è stato questo brano a far sì che Juno Download mi ha messo questa nomina come miglior producer mondiale trance. Bruno, cosa c'è nel futuro prossimo venturo di Humanized? Nel futuro c'è mettersi sempre in gioco. Quello che io gli dico sempre a lui, non mi sono mai posto ghittizzato dietro un genere di musica, ho sempre prodotto, fatto tutti i generi, ho avuto la fortuna di essere riuscito a fare delle hit in quasi tutti i generi negli anni, non ho mai copiato nessuno, mi ispiro sempre a quello che mi viene in testa a me, a quello che è la mia cultura musicale. Ti fidi delle tue sensazioni? Come? Ti fidi delle tue sensazioni? Non è che mi fido, le uso, poi se alla gente piace, bene, se non piace non deve essere un problema, perché se tu fai qualcosa ispirandoti a qualcun altro non fai niente di nuovo. Quindi, originalità. E per forza, nella dance ci vuole qualcosa di diverso, perché sembra facile fare la musica dance di ogni genere, sembra facile farlo uguale a quella degli altri. Quando uno riesce a fare un qualcosa di diverso, ha trovato, diciamo, il suo tesoro. Benissimo. Stefano, posso fare un po' di pubblicità? Pochi secondi solo, perché siamo in chiusura, Riccardo. Esce il mio nuovo singolo che si chiama Contact, che io l'inglese non è che ci mastico tanto, per la label Innovative Music Record, giusto? Perfetto, Riccardo Tavarelli dunque i suoi brani e Bruno Cardamone con la sua straordinaria originalità. Humanize qua sulle frequenze di Media Gold TV. Grazie per averci seguiti e grazie anche agli amici Riccardo e Bruno. Alla prossima puntata per tutti voi.